Sabato 10 marzo, buona giornata e buon fine settimana a tutti. Il sole è sorto alle 6.41 e tramonta questo pomeriggio alle 18.23. Alla Maddalena oggi i cieli sono in prevalenza sereni o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura è di 17 gradi, la minima di 10 e lo zero termico si attesta sui 3.100 metri. La pressione al suolo è di 1.016 millibar. I venti sono deboli e provengono da est-sud-est, scirocco. Il mare sulle bocche di Bonifacio è poco mosso. Ma attenzione, da domani è previsto un forte peggioramento sulla Sardegna. In questo momento la Sardegna gode della protezione di un promontorio anticiclonico proveniente dal Nord Africa, ragion per cui stiamo percependo un netto aumento delle temperature, che come previsto supereranno in varie località quota 20 gradi centigradi e in qualche caso potrebbe addirittura sfiorare i 25 gradi. Ma da domenica la situazione cambia, si vedrà transitare un primo impulso perturbato con piogge e temporali a partire da ovest, un calo che si percepirà soprattutto nella giornata di lunedì, quando dovrebbe subentrare un forte maestrale e farà freddo, tant'è che le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso oltre i 1000-1200 metri. Circoli della Marina Militare, dipendenti senza lavoro, contratto scaduto con la Marina. Ancora in alto mare la situazione che vede 17 lavoratori sospesi dal lavoro nei circoli militari alla Maddalena. Da circa 10 giorni i servizi bar e ristorazione sono chiusi a causa del contratto scaduto tra la Marina e la ditta che ha in appalto la gestione. Siamo venuti a lavorare, ma ci è stato detto che non era possibile in quanto il contratto non era stato rinnovato. Così ha dichiarato Immacolata Guerra della CISL la preoccupazione che se veniamo licenziati perdiamo la continuità, nel senso che l'azienda che subentrerà, se non c'è passaggio di cantiere, non è obbligata a riassumerci. Si tratta di 6 lavoratori in servizio presso il circolo ufficiali e di 11 in servizio presso il circolo sottufficiali, per un totale di 17 persone piuttosto preoccupate per il loro futuro lavorativo. Sul caso è intervenuto anche il consigliere regionale Pierfranco Zanchetta, che ha chiesto con una mozione urgente l'intervento del presidente Pigliaru presso il Ministero della Difesa. Sono passati 10 giorni però e ancora la Marina Militare non ha fatto sapere se e quando rinnoverà il contratto con la ditta appaltante. Breaking the wall.